Ok, siamo al quinto giorno della Luna Dance Camp, alla Luna Dance Center, e abbiamo ovviamente tantissimi insegnanti quest'anno, tra cui qui un ospite particolare. Ci interessa davvero tanto la sua disciplina, proprio perché è qualcosa che non qui non, da queste parti ce n'è davvero poco. Per cui abbiamo qui da New York Michela Mallozzi. Ciao. Ciao. La prima cosa che vorrei chiedere a lei è come hai iniziato, come sei entrata in contatto con questo tipo di disciplina ed altre eventuali esperienze che hai avuto nel campo della danza. Ho ballato tante cose, come balletto, ho fatto tutte le cose classiche, jazz, lyrical, tutte le cose. Ho visto un classe di Bollywood. Era innamorata di quella classe, ho visto tutti i film così e poi dovevo insegnare, dovevo fare. E per le lezioni qui i ragazzi sono così forti, come spugni, sponge? Spugne. Sì, spugne, che loro vogliono imparare tutti i stili, gli stili di danza di tutte le parti. E per me era un bella esperienza, perché Bollywood e anche Bhangra, quelle tradizionali, è una cosa proprio diversa, e ci sono le persone che non aprono la mente per sapere tutte queste cose, ma qui è tutto aperto per tutti, per gli insegnanti, per gli istruttori, per gli studenti, perché tutti vogliono sapere del tutto il mondo. Non è che siamo chiusi o voi siete chiusi, no, è tutto aperto per tutti, è bello, bellissimo, anche lo spazio è aperto, tutto così, è meravigliosa. Se dovessi descrivere il Bollywood per qualcuno che non ha mai sentito nominare Bollywood, come lo definiresti? Ok, Bollywood è proprio un... it's an industry, film industry, quello dei film, come Cinecittà. Proprio non esista, come è una cosa di film, di India. Ma in India loro fanno i film come i musicali. Ci sono 7-8 canzoni che loro ballano, ma è un po' della storia, non solo un ballo. C'è un pezzo della storia che riesce a dire qualcosa dell'amore, di quella storia o... tutti i pezzi della storia, del quel film. E a Bollywood loro mettono i vestiti, i costumi d'oro, tanti colori, le ragazze centinaia, come si dice? Hundreds. Ah, centinaia. Centinaia di persone che ballano insieme, bello, tutti i colori, tutti a festeggiare, è sempre per festeggiare, e l'amore. E tutti questi film dicono così, è come un an imaginary beautiful place. These films are for these people in India to escape from their everyday lives. So they want to go to see the films to be taken to another place where they can only imagine. Diciamo, è un'occasione per le persone dell'India di fuggire dalla realtà e comunque, diciamo, poter divagare in qualche modo. Okay. Immaginare come sarebbe la vita. Sarebbe la vita, sì. Con la ricchezza della una principessa. Immaginare una vita più bella di quella che è in realtà. Era vero. E questi balli, lezioni, fanno questa storia. Ogni ballo c'ha una storia. Le canzoni parlano, dicono una storia. E nel Bollywood noi balliamo nelle parole. A New York, dove vivi tu, che risposta c'è per il Bollywood e come sei visto una differenza rispetto al resto del mondo dove sei capitata magari ad insegnarlo? No, adesso in America il Bollywood è proprio popolare, tutti i film, dopo Slumdog Millionaire, quello film che ha vinto l'Oscar, non lo so come si chiama in Italia, Slumdog Millionaire si chiama, e dopo quello... era un grande successo, che tutti vogliono fare questo di Bollywood. E noi proprio facciamo un classe, si chiama Masala Bhangra. And right now these people behind me are involved in
Masala Bongra. They're having a great time, and I am joined by Michaela Melosi. Michaela, a lot going on right now. A lot going on. We have our dancers here doing Masala Bongra workout. Masala in Hindi means spicy. Bongra is a native folk dance from northern part of India. It's a Bollywood-based Bongra dance class, folk dance. So it's a lot of high energy. You can burn up to 5. Proprio tra Bollywood e tra Bhangra è una danza tradizionale del nord di Punjab. E poi è un misto, perché per fare esercizi, per fare l'allegria, perché è proprio c'è tanta energia a questo class, a queste classi. È un misto, ma New York è popolare anche in America, tutte le parti, ma ancora ci sono le parti che loro non conoscono, perché a New York ci sono gli indiani, ci sono altre culture che vogliono sapere l'altro, ma ci sono anche in America i posti che non sanno ancora, ma sta crescendo. Ma altre parti in Europa è ancora un po' più... non così popolare ancora, ma sta crescendo. Quindi, però devo dire che qui alla Luna Dance Camp il Bollywood ha avuto una buona risposta. Sì. E tra l'altro Michela doveva rimanere fino al 16, poi invece, dato che questo è il bello proprio del campus, riuscire a creare dei progetti man mano, e quindi adesso presenteremo una sua coreografia per il gala finale del 24, e quindi ecco, questo è il bello di quello che può avvenire in ambienti come questo. Sì, veramente era una risposta che non ho immaginato, perché era così forte, tutti hanno piaciuto, si hanno piaciuto. A tutti è piaciuto? Sì, era bello. Ok, allora buon lavoro e speriamo di rivederci presto alla Luna Dance Camp. Ciao a tutti. Ciao.